Quinto incontro, giovedì 21 marzo, tu sai che ti voglio bene. L'amicizia vince tutto? Gesù, percepito come amico. Chi di voi mentirebbe ad un amico sapendo di farlo? Forse nessuno. Chi di voi mentirebbe per un amico? Forse tutti. Queste due semplici domande ci fanno capire che l'amicizia vera è percepita da noi superiore al valore stesso della verità. Non è poco. Non mi interessa, te lo dico subito, mettere a confronto amicizia e verità non sono confrontabili perché si muovono su lunghezze d'onda che sono diverse. Sono due realtà esistenziali diverse. A me piace molto l'amicizia. La trovo un'esperienza umana molto bella, molto coinvolgente. Se dovessi dire che cosa non vorrei perdere mai, la metterei al secondo posto. Perché al primo metto la fede. Se poi ci pensate bene, la fede è una forma altissima di amicizia che va oltre la dimensione umana. E diventa amicizia con Dio. Io l'ho provata, sperimentata. Ne ho visto la bellezza e ne ho assaporato i frutti. Gesù di Nazaret, che ho conosciuto come uomo, poi come maestro, come profeta, fino ad arrivare a riconoscerlo come figlio di Dio, per me è l'amico più amico che esista. A lui non direi mai bugie. Per lui mentirei? No, solo perché a lui non piace. Lui è la verità, non il narratore della verità. Un giorno, per farci capire il suo mistero, è arrivato a dire di sé: io sono la via, la verità e la vita. Mi ha visto contare con le tre dita le tre parole, con uno sguardo. Mi ha fatto capire che non erano tre cose, ma tre dimensioni di lui inscindibili. Non una verità astratta, ma una verità che dà vita e una vita che diventa strada per l'umanità intera. In questi nostri dialoghi vi ho chiamato tante volte amici. Mi piace chiamarvi così. Amici. Mi apre il cuore. Mi rende attento a ciascuno di voi. Da un senso positivo anche i dialoghi più difficili e impegnativi. Ci stiamo parlando e ascoltando da amici, in confidenza. Spero che stiate bene dentro questi dialoghi e questi pensieri che condivido con voi. Io, Simone, il pescatore, fui chiamato Pietro proprio da un amico. Ovviamente fu Gesù a chiamarmi così. Non era ovvio che egli si abbassasse ad essere nostro amico e ci innalzasse ad essere suoi amici. I maestri allora, sia ebrei sia greci, tenevano le distanze dai loro discepoli. Gesù disse a noi dodici, mentre eravamo a cena: nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Voi siete miei amici se farete ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamati amici perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Disse esattamente così: voi siete miei amici. Ricordo quel volto mentre lo diceva, ci abbracciava con lo sguardo e ci apriva il cuore. Forse per questo ho sempre considerato quelle parole come le più belle che mi abbia detto. Le ho capite tra le lacrime quando l'ho visto crocifisso. Non c'è un amore più grande che dare la vita per i propri amici. Giovanni, l'altro apostolo, insieme con noi, il più giovane di noi, con Gesù aveva un rapporto molto stretto.
Lo chiamavamo il discepolo amato, il discepolo prediletto, senza mai gelosie. Gesù aveva con ciascuno un'amicizia speciale, unica. Giovanni era con me la mattina dopo il sabato quando Maddalena ci raggiunse per dirci che il sepolcro era vuoto. Dov'era il nostro amico? Chi poteva aver trafugato il suo corpo? Sinceramente non avevo dormito molto quella notte. Rincorrevo i pensieri più tristi legati al rinnegamento del maestro e quelli più grandi pieni di speranza di rivederlo un giorno. Non mi aspettavo certo di essere tirato fuori dal mio giaciglio con una notizia così sconvolgente. Con Giovanni ci mettemmo a correre. Lui, più giovane e più veloce, arrivò prima, ma mi aspettò. Quando mi infilai nel sepolcro, ebbi un sussulto al cuore. Non era stato rubato il cadavere, perché tutto era in ordine, perfino le bende, il sudario, se n'era andato da solo, era risorto come aveva predetto. Poi lo vedemmo lo stesso giorno, tutti noi, eccetto Giuda che aveva fatto una brutta fine, ed eccetto Tommaso che era fuori a fare la spesa. Venne in mezzo a noi anche una settimana dopo, ma altri nel frattempo l'avevano veduto. Ci fece sapere di tornare in Galilea. Lì ci avrebbe raggiunto. Perché in Galilea? Perché di nuovo sul lago, nel nostro villaggio? Perché tornare a fare i pescatori? La risposta fu semplice per noi, perché è l'unica cosa che sappiamo fare. Ma tornati a casa, il cuore impazziva di gioia. Io ripensavo sempre a che cosa mi era capitato in quei 3 meravigliosi anni. E capivo che ci aveva invitati a tornare lì dove era nato tutto. Ci sono luoghi che risvegliano in noi i sentimenti e te li fanno rivivere. Ci ha invitato al luogo del primo amore, della prima meraviglia, della prima chiamata. Io vado a pescare, dissi di botto alle 3 di notte, non riuscivo a stare a letto. Vennero anche gli altri 6, eccoci fuori in barca. Era l'alba, si vedevano le prime luci all'orizzonte. Sulla riva deserta si intravedeva un fuoco acceso e vicino un uomo, forse un pescatore già tornato. Non riuscivamo a prendere nulla. Poi una voce: figliuoli, non avete nulla da mangiare? No, risposi. Gettate le reti dall'altra parte, dalla parte destra della barca. Le gettammo. E si riempirono di pesci, non era possibile, sembrava la copia del primo giorno. Fu Giovanni a dirmi: è il Signore. Non aveva finito la frase che mi ero già buttato in acqua per raggiungerlo a nuoto, 100 metri a stile goffo con velocità da record del lago di Tiberiade. Stavo correndo verso il fuoco quando lo sentii dire: portate un po' di pesce. Tornai verso la riva dove la barca stava arrivando, la scaricammo. Giovanni scrisse poi nel suo Vangelo che erano 153 grossi pesci. In realtà io dissi: ce n'è per tutti i paesi della terra. Erano così tanti. Giovanni, sapientone, sapeva che i paesi della terra allora contati erano 153. Chi aveva tempo di contare i pesci col maestro che ci aspettava al fuoco, anzi l'amico? Era la terza volta che lo vedevo dopo il sepolcro vuoto. Non mi teneva più nessuno. Quanta energia dà l'amicizia. La senti dentro. Amico è chi ti ama senza interesse, senza usarti. Avevo solo voglia di abbracciarlo, gli avrei donato ogni cosa. Quel fuoco ci riscaldava. Io cercavo di asciugarmi i vestiti alla sua fiamma, mentre Gesù parlava, ci chiedeva di essere amici tra noi per sempre. Egli non ci avrebbe mai abbandonato, ma doveva tornare al Padre. Ricordo solo che nessuna festa mi aveva mai fatto felice come quel momento. Amici, voi che siete qui in questo momento. Avete degli amici?
Avete delle amiche. Tenetele e teneteli stretti. Saranno più di un tesoro se crescendo diventeranno amici per sempre. Non preoccupatevi se la mia frase sottintende che non è scontato che un amico lo sia per sempre. L'amicizia cresce, ma non sempre. La sentite crescere quando, pur stando in silenzio con il vostro amico, non provate imbarazzo. Quando percepite una particolare sintonia, quando non avete bisogno di pensare prima che cosa dire dopo, né avete paura di sbagliare parole. Con gli amici non si preparano i discorsi. L'amicizia cresce quando, non vedendovi da un bel po' di tempo, non avete bisogno di ricostruire la confidenza perché è lì pronta, disponibile, come se il tempo non fosse passato. Anche gli uomini più importanti sono stati bambini. Molti non se lo ricordano. Poi si cresce e cambia tutto. Pensaci, il mondo è cambiato intorno a te e dentro di te. Quelli che erano con te dei semplici bambini sono cresciuti, sono diventati progressivamente ragazzi e ragazze più interessanti. Hai provato la voglia di possedere l'amico o l'amica del cuore, che fosse proprio tuo amico. All'inizio dell'adolescenza sei stato possessivo. Ti accorgi di essere cresciuto quando lo sei di meno. Ti è mai capitato di identificarti con un amico, con un'amica, di provare, di tentare di imitarlo? Anche quello fa parte della tua ricerca per capire chi vuoi essere, come vuoi essere. Come stare al mondo, come piacere agli altri. L'amicizia è per tutti il primo spazio bello e sicuro per sperimentare la sessualità, che si fa sentire con nuove esigenze e curiosità. La trasformazione che la sessualità innesca è straordinaria, non riguarda solo il corpo, riguarda anche il modo di pensare e i desideri. All'inizio è più facile, come dire, più facile avere confidenza e intimità prolungate con amici dello stesso sesso. Tante situazioni creano familiarità, spazi di confidenza nei giochi, in casa, nelle palestre, negli spogliatoi sportivi. A chi parlo mentre cresco del mio corpo e delle mie novità se non al mio amico o alla mia amica? Il bisogno di comprensione, di condivisione aumenta. Ci si racconta dei primi peli, del seno che cresce o non cresce, delle sensazioni nuove. Il corpo diventa la realtà più interessante e più sconosciuta. Che queste confidenze avvengano tra ragazzi dello stesso sesso non significa essere omosessuali. Proprio quella confidenza pian piano costruisce l'armonia dell'affettività, favorendo il passaggio alle amicizie eterosessuali. L'amicizia allora diventa la confidenza dei nuovi sentimenti e dell'attrazione dell'altro sesso. Ma può capitare che un ragazzo o una ragazza cominci ad avere dei dubbi sul proprio corpo, sul sentirsi maschio o femmina, sui desideri. Qualcuno scopre, certo non senza fatica, il suo orientamento omosessuale. In una famiglia poco attenta e in società chiuse, non raramente le persone con la domanda sulla propria omosessualità hanno molto sofferto. Hanno subito forme di derisione, di emarginazione, perfino pesanti disagi e ingiustizie, privazione di diritti e anche molestie. La sessualità non è mai un lago tranquillo. Ha onde e profondità, riflessi dorati e azzurri, ma anche burrasche improvvise. Nella crescita smuove energie grandi,
Quando appaiono dubbi e turbamenti, beh, meglio cercare persone preparate ad aiutare. Gesù ci ha insegnato a dare molta attenzione alla crescita di tutto, dai fiori al grano e soprattutto alla crescita delle persone. Occorre guardare il cuore di ciascuno, senza giudizi e senza pregiudizi. Le amicizie sessuali tra una ragazza e un ragazzo sono molto importanti. Preparano ad una futura vita coniugale perché fanno affiorare le esigenze di comprensione reciproca, aumentano la capacità di accettare le differenze fisiche e psicologiche. L'adolescenza però non è terreno adatto per esperienze durature, perché per sua natura è tempo di profonde e veloci trasformazioni. Consente belle amicizie, ma sempre precarie, anche se preziose. Frequentemente si rompono. Perché un conto è essere amici e un conto è sentirsi fatti uno per l'altra. Siete fortunati se le rotture avvengono serenamente, condivise, perché questo lascia un bel legame di amicizia e di stima. L'amore nell'adolescenza non è piccolo, anzi può essere molto grande, ma è particolarmente fragile. Per permettere di crescere, di trasformarci, per questo, pur avendo un bel legame, ogni tanto sentite la mancanza di altri amici, provate stanchezza nel rapporto o siete turbati da gelosie o dovete inventarvi mezze bugie e compromessi. La sessualità è una parte importantissima in tutto ciò, non è separabile dall'amicizia. Una sta nell'altra, tanto è bella e tanto è grande che qualche volta è difficile da gestire nelle sue esigenze e nelle sue complessità. L'amore lo si conquista, non a basso prezzo. Non abbiate paura, ci ha sempre detto Gesù. Ci ha insegnato a guardare in che direzione mettiamo la prua della nostra barca perché dalla meta, dipende in buona parte la bontà del nostro andare, del nostro agire. Amici, nel riconoscere la direzione della vostra vita, lasciatevi aiutare anche da un prete amico. Vi dirò di più. Non perdete l'occasione di avere anche un prete per amico, anche, e uno che ha dato la sua vita per il Maestro, che crede in voi, sarà una fonte di fiducia alla quale attingere. Riserverà per voi affetto e tempo. Conoscerete uno stile di amicizia che vi lascia liberi perché mette al primo posto il vostro bene. Quando finimmo la colazione col maestro sulla riva del lago era sorto il sole. Ci guardavamo negli occhi. Ero rimasto vicino a lui mentre gli altri sei erano andati a sistemare i pesci e le reti. Fu lì che il maestro mi guardò intensamente e mi chiese: "Sei rimasto qui perché mi ami più di costoro?" Gli risposi: "Sì, signore, lo sai che ti voglio bene." Non osavo dirgli "ti amo", come mi aveva chiesto. Io l'avevo rinnegato. Riuscivo solo a dirgli "ti voglio bene". Me lo richiese e rispose ancora allo stesso modo. La terza volta, quando riprese a parlare, capì che 3 volte l'avevo rinnegato e 3 volte mi chiedeva conferma del mio amore. Mi rattristai. Ma fui subito consolato dal suo cambio di verbo. Mi disse: "Mi vuoi bene?" Lui sapeva tutto. Sapeva quanto gli volevo bene, quanto lo amavo, quanto stavo bene con lui. "Tu sai che ti voglio bene," gli dissi, commosso. In quel momento il mio cuore era finalmente liberato da ogni senso di colpa, da ogni brutto ricordo, da tutto. Mi affidò le sue pecorelle, che ho sempre curato con amore ad una. Nella mia lunga vita, dopo essere stato a Gerusalemme, sono stato per molti anni ad Antiochia, infine a Roma. Ho
Ho incontrato molti gruppi di studiosi, di filosofi, ho imparato i nomi, conosciuto le riflessioni dei grandi pensatori dell'antica Grecia e di Roma, Pitagora, Platone, Aristotele, Cicerone. Con mia grande meraviglia mi accorsi che tutti avevano scritto dell'amicizia e del suo valore etico e sociale, delle sue risorse, delle virtù necessarie per viverla. Tutti si interrogavano sull'amicizia. Io potevo dire con tutta sincerità, nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Non era una filosofia, era un pezzo di vita divenuto convinzione. L'avevo sentito dire dal maestro, l'avevo visto con i miei occhi, io sono l'amico per cui lui ha dato la vita. La sua, per questo non finirei mai di parlare di lui. Io sono l'amico per cui egli ha dato la sua vita. Parlare di lui, dei suoi gesti, delle sue parole, dei suoi racconti, dei miracoli, degli sguardi, delle carezze, dei suoi passi, delle domande e della sua forza nel combattere il male. Se oggi uno mi chiedesse che cosa significa dopo tanti secoli essere cristiani, risponderei senza dubbio e accogliere Gesù come amico. Ed è rispondere a lui con amicizia. Il resto viene da sé. Gesù è l'amico di oggi e di sempre. Egli ci ha mostrato come Dio stesso, Padre, Figlio e Spirito Santo, si offre a noi nella forma dell'amicizia. Il Padre la scrive nei nostri cuori come un'alleanza. Il Figlio la vive nella carne, nella storia, accanto ad ogni uomo e ad ogni donna bisognosi di amore. Lo Spirito Santo trasforma gli affetti, rendendoli capaci non solo di gioia nel ricevere, ma anche di gioia nel dare. Il cuore nuovo di cui abbiamo bisogno è dono dello Spirito e rinsalda l'amicizia nata anche per caso, appena sbocciata o soggetta a fragilità, ferita dal male, dal tradimento o dalla poca sensibilità. Amici, vorrei oggi coinvolgervi in questo elogio dell'amicizia. Ditemi che cosa pensate dell'amicizia, se la conoscete. Chi è l'amico? Chi è l'amica? Io sto pensando mentre vi parlo ai miei amici, agli altri apostoli, a Maddalena, a Cleofe, a tutti quelli con i quali ho condiviso la mia vita. Voi pensate ai vostri. L'amico è quel pezzo di esperienza che ti manca e che ti viene donata. Ho avuto amici senatori a Roma e attraverso loro ho conosciuto la politica. Ho avuto amici ovviamente pescatori, tra i fabbricanti di tende, amici tra i soldati romani e mi è stato utile per comprendere l'animo di chi cresce addestrato alla battaglia, ma anche amici trasgressivi che frequentavano prostitute e ladri. Per loro io sono stato un richiamo all'onestà e loro per me sono stati una finestra aperta su cose che non conoscevo. Un amico come un motore di ricerca ti fa visitare anche siti a te sconosciuti, veri e propri luoghi della vita. L'amico in parte ti assomiglia, perché chi si assomiglia si piglia. Altrimenti non si farebbero volentieri le vacanze insieme. A volte stesso sport, stessi locali, stessi hobby. Se penso a come ci ha messi insieme il maestro, chiamandoci ad uno, mi rendo conto che anche le diversità sono importanti nell'amicizia, non meno delle somiglianze. Da Matteo, che ha scritto anche un Vangelo, ho imparato la meticolosità, il preparare bene le cose. Da Giovanni, la cura delle parole e la profondità dei pensieri. Da Bartolomeo, il coraggio col sorriso sulle labbra. Perfino mio fratello Andrea, da fratello di sangue, è diventato amico carissimo. Da lui ho imparato a vedere i più deboli e
che di solito stanno nascosti e che aspettano di essere chiamati. Gli amici ti danno qualcosa di quello che ti manca. Ho scritto in una mia lettera: voi siete pietre vive per costruire un edificio spirituale. Ho capito dal maestro che prima sono nato dal grembo di mia madre, poi sono rinato dal grembo del gruppo di amici più cari e siamo pietre vive. Amici, voi usate quotidianamente lo smartphone per comunicare, vi scrivete parole a frammenti, vi mandate simboli, vi scambiate sentimenti, emozioni a fior di pelle. Avete imparato a farlo senza guardarvi negli occhi. In questo siete più bravi di me. Io ho sempre bisogno di vedere in volto le persone a cui parlo. Voi avete sia una comunicazione diretta a tu per tu, sia una che attraversa l'aria in tempo reale risponde ai vostri bisogni emotivi. Sappiate che ogni volta che comunicate tra amici, specialmente in gruppo, vi aiutate a nascere alla vita adulta perché vi scambiate pensieri ed emozioni. Per questo vi suggerisco molto umilmente, interrogatevi ancora di più sui desideri e sulle idee che vi frullano in testa. Ne va del vostro futuro, il futuro di cui si parla troppo al negativo e purtroppo al negativo. Io ho assistito molte volte al matrimonio tra il signor futuro e la signora speranza, chiamiamoli così. Ho visto futuro e speranza innamorarsi l'uno dell'altra e correre insieme sui sentieri della vita. Futuro diceva: io voglio essere bello. Speranza aggiungeva: già ti vedo così. Speranza diceva: io voglio accompagnarti sempre, non staccarmi mai da te. Futuro rispondeva: quanto mi piaci. Dialoghi di amore bellissimi, ascoltateli. Non credete al gossip sulla loro vita affettiva, molti dicono che si sono separati, molti dicono che hanno divorziato, Futuro e Speranza. Non è vero. Molti dicono che Speranza è diventata vecchia e rugosa e che non piace a nessuno. Non è vero, è bellissima, è dolce, è vivace, intraprendente, è calorosa, è tenera. Fa innamorare anche me ogni volta che la vedo, anche da lontano. Molti dicono che Futuro ha cambiato mestiere, che oggi si chiama signor presente. Il signor presente dicono che sia un tipo sfuggente, confuso, pieno di dolori e nebbioso. Vi assicuro che Futuro non ha cambiato né nome né mestiere, continua a costruire strade nuove, ad interrogare l'uomo sul suo destino e sulle sue capacità. È l'anima di ogni ricerca e di ogni lavoro. Molti fingono che non esista perché Futuro sta gridando una parola che i boss del mondo non vogliono sentire. Grida pace. Pace. Ascoltate il futuro. Innamoratevi di lui e innamoratevi di speranza. Amici, è ora che io concluda questo dialogo con voi. Vi vedo in un'età splendida. Siatene coscienti. E siate coscienti di un dovere nuovo. Dovete essere critici. Ho usato il verbo dovete che non uso mai. Qui ci vuole. Dovete essere critici, molto più di quanto lo siate stati fino ad oggi. Riflettete, ascoltate con attenzione i messaggi della società in cui vivete e che avete iniziato a costruire. Distinguete le parole che generano vita da quelle che uccidono. Sfidate chi vi insegna, chi vi governa, chi vi parla della vita come faccio io in questo momento, chi vi guida. Criticate non per lamentarvi soltanto, fatelo per capire. Criticate per rispetto alla vita, alle persone, ai poveri, a voi stessi. Criticate per costruire qualcosa di meglio
di quello che avete ricevuto. Non accontentatevi, non fatevi comprare da nessuno, né con i soldi, né con cibo, né con vestiti, né con promesse di nessun tipo. Criticate la vostra famiglia nella quale siete nati, in cui siete amati. Criticare non è offendere o non riconoscere il bene ricevuto, è migliorare. Criticate la Chiesa che vi ha donato la fede, la testimonianza dei santi, che vi ha messo accanto preti e catechisti per aiutarvi, animatori ed educatori. Desideratela come dovrebbe essere, come potrebbe essere con voi che state dentro, non fuori ad osservare. Solo uno sguardo critico e costruttivo vi permetterà di avere amici veri, non di comodi. Le grandi decisioni non vuole prenderle nessuno. Fatelo voi. Fatelo voi con la forza d'animo che avrete costruito confrontandovi con gli amici. Rischiate qualcosa per una vita di valore. Rischiate nel mettere in gioco la vostra stessa vita. Non aspettate a lungo. Gettatevi dalle vostre barche sicure per andare incontro a chi vi ama. Avrete la gioia di sentirvi chiedere: mi ami tu? E di rispondere: sì, ti amo. Parola di Pietro, vostro amico, per sempre.